Siamo giunti alla quinta, anziani, categoria E sul miglio, 8 in primo, 1 in secondo, il 9 agli ordini dello start. Zoe De Veltri, Zampillo P, questi sono i più gettonati. Ma la corsa risulta molto aperta, ci sono anche varie soluzioni. Arretrato Pireus Caff, Zampillo parte dall'altra parte dei numeri, parte piano Ulrich Pisano. Via la macchina, scintille per il comando. Poi emerge Oronte di Cesato che va al comando nei confronti di Vesuvio Fass, che tenta di non farsi tagliare dal numero 8 utile OP. 13 e 8 il lancio, siamo al completamento e la piegata, siamo terza ruota subito per Zampillo, quarto iniziale, allunga il leader 28 e 2 e così Zampillo P punta in avanti e va su utile OP che litiga con Oronte di Cesato, lo fa passare giustamente Fierro 600 in 43 secchi e cavalli che affrontano la piegata. Si è formata una seconda fila a largo. Siamo al completamento del mezzo miglio iniziale, mezzo miglio gettonato in 58 e 6 sul mio e Zampillo a largo sempre di Oronte. Si fa notare a largo di tutti Zoe De Veltri, la Saurina da Varenne punta in avanti, 13 e 9 il chilometro, notevole, 500 alla meta. Le cavalle affrontano la curva finale con Zoe De Veltri che è incisiva. 400 alla meta, 14 e 4, 98 e 4, 3 quarti di miglio. Oronte risponde ancora. A largo Zoe De Veltri, non c'è spazio per Vesuvio. Ora lo trova lo spazio Vesuvio. Retta d'arrivo, viene via il Vesuvio sul 2 di testa, è incisivo Di Nardo, l'ho detto, voleva lo spazio, voleva la luce il Vesuvio, in eruzione il Vesuvio con Gaetano Di Nardo su Zoe De Veltri, terzo Oronte di Cesato. Ve l'abbiamo chiamato ai 400 finali, voleva lo spazio il Vesuvio, voleva l'eruzione e ci pensa Morgan Di Nardo, sempre preciso, puntuale, essenziale e fondamentale. Il mio cronometro ha battuto 1:58,7. Il progredito targato FAS, l'allevamento di Gragnanello, ora non è più di proprietà, ma c'è Di Nardo che ci pensa. 5:29 in eruzione, il Vesuvio targato FAS. Linea agli amici allo studio centrale.